Batman v Superman, Dawn of Justice di Zack Snyder, voto 4! Il film più atteso dell'anno da molti fan dei supereroi. È un film che non ha né capo né coda, è un trailer di 2 ore e mezza, oppure nelle puntate precedenti di una serie che non avete mai visto. 2 ore e mezza di sconclusionate scene senza alcun senso, se non il puro gusto estetico di Zack Snyder, che ci regala delle immagini molto belle, ma non salvano purtroppo il film. Avere un film con Batman e Superman nella stessa pellicola, diciamo che già hai venduto il film, perché inserirci ogni altro supereroe DC tranne Lanterna Verde? Comunque questo non è uno spoiler perché già si sa, non voglio spoilerare il film, anche se diciamo che il trailer ce l'ha già messa tutta, anzi comunque mi riferirò a chi non ha visto il trailer, l'ultimo trailer, e se non l'avete visto non vedetelo prima di andare a vedere il film. La sceneggiatura di questo film non ha alcun senso, tante cose sono inspiegabili e uno dei punti interrogativi che più ha agitato il pubblico in questi ultimi tempi è forse uno dei punti migliori o più favorevoli per il giudizio del film, cioè Ben Affleck nella parte di Batman. Funziona, riesce a ritrarre un bel personaggio, ma la sceneggiatura non gli dà spessore, non gli dà solidità, come non lo dà a tutto il resto del film e dei personaggi come Lex Luthor interpretato da Jesse Eisenberg o vabbè Henry Cavill in Superman non fa altro che ripetere quello che era nel primo film, Man of Steel, che molte critiche ha suscitato, ma che devo dirla tutta a me non aveva fatto così schifo e tuttora lo reputo migliore di questo secondo film. Un disastro, cioè ragazzi, davvero un disastro. Mi chiedo veramente come gli executive della Warner abbiano potuto approvare una cosa del genere e quanto danno la foga di voler recuperare il terreno perso contro la Marvel e i Marvel Studios e tutto il progetto che hanno fatto abbia palesemente deragliato questo film, che poteva effettivamente avere un grosso potenziale. Questo è il genere di film che potrebbe portare alla catastrofica fine del genere dei cinecomics o dei film di supereroi. È pura follia, è un film puramente folle. Tuttavia, sinceramente sarei curioso di vedere il Batman di Ben Affleck, diretto da Ben Affleck, che sia in programma. Non sono per niente curioso di vedere invece Justice League, perché se questi sono i presupposti, già solo l'idea pazza, folle, di poter introdurre tutti questi personaggi senza poi nemmeno introdurli, ma inserirli in un film in cui fondamentalmente si vuole fare fan service per ogni fan dei supereroi dei fumetti, inserendo la qualunque, e pensare di tirarne fuori un buon film non è minimamente concepibile. L'errore principale è proprio quello di non pensare a un film coerente con se stesso e che possa intrattenere nella sua completezza, ma invece voler regalare a tutti i costi qualcosa che si crede che il pubblico desideri, ma il pubblico desidera divertimento, intrattenimento, e questo, sebbene ci sia visivamente, non c'è nella sua competenza come film, non c'è cinematograficamente, e quindi, ragazzi, è un film che sconsiglio a tutti, a meno che non siate dei puri esteti visivi e fan dei supereroi sfegatati, in quel caso sicuramente vi strapperà qualche sorriso e qualche erezione nelle scene di combattimento più frenetiche e fumettistiche, ma questo film non è nient'altro che un mungi nerd ed è un gran peccato. Non so se Teo sia davvero malato o l'idea di fare CineFact su questo film l'abbia fatto stare male, però mi tocca sostituirlo e quindi CineFact. In molti di voi si sono chiesti come mai nel titolo del film c'è una V invece che una classica VS per indicare versus, cioè lo scontro tra i due personaggi. Beh, Zack Snyder in un'intervista ha spiegato di aver usato la V per non indicare proprio così esplicitamente lo scontro, cioè la V sta sempre per versus, però invece di VS dava meno il senso di scontro. Lo so, questa cosa non ha alcun senso ed effettivamente è coerente poi con il resto del film. Ben Affleck, quando è stato scelto per interpretare l'uomo pipistrello, è stato avvertito dagli executives della Warner che la notizia avrebbe potuto, diciamo, creare e suscitare un impatto un po' negativo tra i fan. E Ben Affleck, sentendosi ben navigato, gli risponde: no, guardate, non c'è problema, io so benissimo avere a che fare con i commenti anche negativi del pubblico. Appena viene fatto l'annuncio, va a casa, va sul computer e va a leggere. Il primo commento che legge è: Ben Affleck come Batman? No! Al che dice da quel momento in poi non ha più voluto controllare internet, e diciamo che possiamo credergli. Altra notizia curiosa su Ben Affleck è che pare abbia incontrato Christian Bale, il precedente Batman,
in un negozio di costumi ad Hollywood, in cui praticamente entrambi stavano comprando un costume per Halloween per i propri figli, ovviamente un costume di Batman. E allora ne ha approfittato per chiedere a Christian Bale un consiglio possibile su come interpretare Batman, e pare che Christian Bale gli abbia detto assolutamente di assicurarsi che nel costume che gli faranno ci sia stata la possibilità di fare la pipì, perché diciamo che poteva essere un problema abbastanza rilevante. Per quanto riguarda invece il fisico, gli allenamenti, pare che Ben Affleck abbia aggiunto 9 kg di massa muscolare e abbia raggiunto l'8% di grasso corporeo, che significa che era parecchio definito. Infatti nel film si vede che, insomma, è ben messo, a smentire anche tutte le critiche sul fisico che gli venivano fatte dal pubblico. Mentre Henry Cavill, quando si è trovato di fronte l'allenatore per iniziare gli allenamenti, pare che l'abbia stupito, perché nel periodo successivo a Man of Steel pare che abbia mantenuto tutta la sua massa muscolare continuando ad allenarsi con continuità, e che quindi abbia potuto raddoppiare la massa muscolare che aveva preso con il primo film ed essere veramente enorme in questo film qui. E infatti si vede e non passa dalle porte, fa abbastanza paura. Questo è quanto. Ciao ne! E anche questo film si merita il marchio di film vaccata, ragazzi, che vaccata. Allora, per chi non l'avesse ancora visto, ora farò una sezione di spoileroni, perché se non è già bastato quello che è stato spoilerato nel trailer, diciamo che questo film si merita una serie di spoiler, perché ci sono delle cose che vanno del tutto sviscerate. Quindi, da ora in avanti, spoiler. E poi non dite che non ve l'avevo detto. Ci sono delle scene che veramente ti fanno cascare i coglioni in terra. Molto molto di più di Man of Steel. Scene come Batman combatte contro una serie di nemici che gli sparano addosso. Gli sparano col mitragliatore, gli sparano con le pistole, e i proiettili rimbalzano perché Batman ha un costume corazzato, non quello con l'armatura, il suo costume normale, che è super super cazzuto. Addirittura uno gli prende la testa e gli spara due colpi qua, bam bam, non gli fa un cazzo. Poi arriva un altro con un coltellino e glielo pianta qui, e lui rimane col coltello piantato dentro. Ora non so che coltello avesse. Però queste incongruenze, diciamo che non fanno bene al film. Per chi l'avesse visto, c'è la scena in cui Batman sta per uccidere Superman e Superman gli dice: no, ma così non possiamo salvare Martha. E si scopre che entrambe le mamme dei due supereroi si chiamano Martha, e quindi per un senso di così empatia assurda, Batman decide che non vuole più uccidere Superman, che lo odia tantissimo, ma che anzi salverà sua mamma e diventeranno grandi amici. Solo perché le mamme si chiamano Martha. Il dubbio che mi è venuto è che avessero cambiato il nome della mamma di Batman per il film. Invece no, ho controllato e davvero si chiama Martha. Martha Kent e Martha Wayne. E sono proprio dei gran figli di Martha. Doomsday viene creato da Lex Luthor per motivi inspiegabili in 5 minuti dall'astronave kryptoniana, che decide che ci sono questi file per creare questo mostro che non vanno assolutamente usati, ma lui gli dice sì, allora ok, nasce Doomsday e lui dice: vi presento, anzi a Superman, ti presento Doomsday, spoilerando per chiunque abbia una minima cognizione fumettistica che avremmo poi visto alla fine del film, e qui davvero sto per dire il finale del film, la morte di Superman. E dici: vabbè, cazzo, avete osato, mi avete fatto anche la morte di Superman, sono contento. Cioè, contento relativamente, però almeno la scena della morte è carina. Se non che fanno il funerale tutto e la cosa si trascina lungamente, inutilmente, e Lois Lane sparge sulla sua bara la terra, il terriccio, sull'ultima inquadratura, e mi devi far vedere per 3 frame che il terriccio si solleva. Ora, hai avuto le palle di fare la morte di Superman? Basta! Sfido chiunque a credere che davvero Superman poi non sarebbe ritornato in un altro film. Invece no, negli ultimi 3 frame mi devi far vedere che invece non è morto. Perché?
e lì perdi un altro punto, tanto comunque ne persi come che, insomma, cioè, ragazzi, cioè, questo film non è salvabile in nessun modo, in nessun caso. Sono contento per tutti quelli che si stanno divertendo non so cosa annarlo, perché comunque sono dei fan dei comics, e anche io ammetto di essermi divertito in alcune sequenze proprio perché mi ha ricordato di quando ero ragazzetto, leggevo i comics. Però non è un bel film, ragazzi, non è per niente un bel film. Aspetto i vostri commenti inferociti. Anzi, aspetto i commenti feroci di tutti coloro tra di voi che lo adorano, perché sicuramente ci sono. E dai, scanniamoci.